Rosalinda Cannavò, scoppia la polemica. L'ex Gefina ha ripreso a pieni ritmi la propria quotidianità, ma non fa in tempo a prendere parte alla sponsorizzazione di prodotti dietetici attraverso Challenge Detox, che subito provoca una pioggia incessante di commenti negativi. La reazione da parte della Cannavò non tarda ad arrivare, e l'ex Gefina coglie l'occasione per riaprire un capitolo di vita molto doloroso. Il sogno di perdere qualche chiletto di troppo in poco tempo accomuna non poche donne, ma per molti utenti la sponsorizzazione dei prodotti dietetici da parte dell'ex Gefina non è piaciuta per nulla. Mi dispiace, ma questa non è una cosa giusta, si legge, e ancora, vergognoso da una che ha sofferto di anoressia a usare il suo disturbo come motivazione per sponsorizzare senza la minima conoscenza medica per farlo. E Rosalinda Cannavò non poteva tacere. La pioggia di commenti le hanno dato modo di replicare a tono: toccatemi tutto ma non il periodo terribile passato a lottare con i disturbi alimentari. Se non mi fossi accertata prima che i prodotti fossero bilanciati per garantire tutti i nutrienti fondamentali, non avrei assolutamente accettato la collaborazione. E tutti ricorderanno a tal proposito la confessione resa a Giulia Salemi durante il GF VIP. Punto qualche chiletto in più e anche qualche parola di troppo da parte dei produttori, che l'hanno messa immediatamente a dieta, Rosalinda Cannavò ha confidato tutto all'inquilina della casa più spiata di Apostrofo. Quando sono arrivata a casa per Natale, pesavo 32 kg, i miei genitori sono rimasti senza parole. Un giorno, con la scusa di fare una passeggiata, mi hanno portata in una clinica per chi ha disturbi alimentari. Continua a leggere dopo le foto. L'ho presa malissimo, urlavo, è stato terribile. Ho avuto problemi anche col ciclo, non mi è venuto per 7 anni. Stavo molto male. Poi un percorso per tornare a stare meglio ma non senza alcune difficoltà iniziali che poi sono state superate. Non è stato facile, all'inizio gli mentivo, gli dicevo che mangiavo invece buttavo via il cibo. Ci è voluto del tempo prima di riprendermi. Pubblicato il 9 aprile 2021 alle ore 12:23. Ultima modifica il 9 aprile 2021 alle ore 12:23.